Buon pomeriggio, ben ritrovati. Primo appuntamento con il TG Oggi News. Reso noto questa mattina a Palazzo di Città il risultato della ricerca sulla qualità dell'aria durante il periodo di luci d'artista. Dispetto dei timori perennemente legati al traffico eh, sostenuto durante il periodo delle luci d'artista i dati invece certificano una situazione di assoluta normalità. Vediamo il primo servizio. In 30 giorni dal 14 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017 la qualità dell'aria di Salerno è stata tenuta sotto controllo da tre sensori di monitoraggio allestiti a Teatro Verdi, Duomo e Piazza Portanova. Nel periodo di maggiore afflusso turistico durante Luci Artista, le centraline posizionate nelle aree pedonali hanno registrato una qualità dell'aria decisamente buona. I risultati del progetto legato la startup innovativa Sense Square sono stati presentati questa mattina a Palazzo di Città da Aristide Giuliano e Daniele Sofia, soci della startup salernitana. Positivi dunque i dati emersi grazie ai tre sensori. In tutte e tre le aree, ha rimarcato durante la conferenza Aristide Giuliano, alla presenza degli assessori al bilancio Roberto Di Luca e all'ambiente Angelo Caramanno, i valori sono stati più che positivi. In generale i giorni maggiormente critici sono stati di quelli della vigilia del giorno di Natale e del primo gennaio, mentre dal 7 al 15 gennaio sono stati i giorni migliori in assoluto. Plauso da parte dell'assessore all'ambiente Angelo Caramanno che spiega il fatto che questo monitoraggio sia stato effettuato proprio nel periodo delle luci d'artista, evidenzia quanto ci sia attenzione nei confronti della problematica così importante quale l'ambiente e la qualità dell'aria. Oggi è una bella occasione perché non solo ci rassereniamo con dei dati che sono positivi per la nostra città, ma soprattutto perché ci sono dei giovani che sono estremamente bravi, che hanno avuto la capacità non comune di fare innovazione, di fare ambiente, di fare start-up, come si dice oggi con grande frequenza. Eh, coinvolgendo poi eh, la, la città e l'amministrazione comunale in un progetto di rigenerazione urbana che è fondamentale. La, 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 il grande nodo, la grande questione sta proprio in questo. Se riusciamo tutti quanti attraverso questi, questi progetti eh, a, a dare qualcosa di nuovo alla città, soprattutto con questi ragazzi che riescono a studiare, a, a coinvolgere le amministrazioni e a camminare di pari passo anche con gli enti che, che sono all'opo autorizzati, parlo dell'ARPAC per esempio, avendo anche una sinergia e anche in relazione a quelle che sono i dati, noi riusciamo a fare delle cose bellissime. Oggi è, è un momento importante perché eh, credo che sia soltanto l'inizio di un percorso. Eh, nel quale noi possiamo, essere, come dire, accompagn possiamo accompagnare questi, questi giovani che sono attori fondamentali nel nostro sviluppo. Ovviamente i risultati devono essere tutti quanti a nostro favore, è evidente. E a margine dell'intervista l'assessore Caramano è tornato anche sulla vicenda delle fonderie Pisano definendosi soddisfatto dell'incontro effettuato ieri con il Comitato Salute e Vita e specificando anche una sua dichiarazione relativa al quartiere di Forni. Nessuna barricata contro la delocalizzazione ma la difesa di una zona della città che ha già pagato un caro prezzo sotto tanti punti di vista. Ho detto già da anni, eh, chi conosce la storia anche di piccoli percorsi amministrativi lo, lo sa bene, che quello secondo me è un rione che ha già dato, questa è la dichiarazione che ho fatto, quella di oggi non c'era, non esiste. Dal punto di vista proprio delle, degli insediamenti, eh, c'è il canile, c'è il carcere, c'è il sito di, di accoglienza di Ostaglio, eh, c'è il sito di trasferenza di Ostaglio, eh, c'è Sardone alle spalle, ci sono stati i fonditori, c'è stato il cementificio, insomma, questo è, la, è, è, un, è un problema di impatto proprio urbanistico eh, sul territorio. Io penso che a Forni dobbiamo, come a Fratte poi, dobbiamo fare qualche bella villa comunale, qualche centro sociale, insomma, questo era il senso della cosa. Prosegue intanto a colpi di comunicati stampa il corpo a corpo tra il comune di Salerno e i vigili urbani. La UIL attacca a testa bassa il sindaco Enzo Napoli dicendo che è venuto meno il rapporto fiduciario tra amministrazione e dipendenti comunali. Vediamo il servizio. Tensioni a mille tra l'amministrazione comunale di Salerno e il corpo dei vigili urbani. Ormai è scontro totale, a tutto campo. Non trascorre giorno, infatti, che sullo spinoso argomento riguardante le visite mediche, cui devono sottoporsi i caschi bianchi salernitani, non emerga un particolare, non si accenda la polemica, non si provveda a fare precisazioni e puntualizzazioni. Ultima, in ordine di tempo, a prendere posizione la Wil Funzione Pubblica Provinciale che, in relazione al comunicato stampa diffuso ieri di l'altro dall'amministrazione guidata da Enzo Napoli e che faceva il punto sulle assenze e le patologie di diversi vigili urbani. Parla di iniziativa ingannevole in quanto trattasi di notizie prive di fondamento. A bacchettare l'amministrazione provvede Gerardo Bracciante, sindacalista della UIL FPL Salernitana. È riconosciuto dalla stessa amministrazione in diverse occasioni, dice Bracciante, il lavoro splendido offerto dagli agenti della Municipale. Lo stesso sindaco Napoli, alla chiusura di luci d'artista, ha espresso gratitudine e riconosciuto la grande professionalità offerta dagli agenti impegnati. E per questo è triste che un organo politico prenda una posizione così netta senza conoscere quali problemi. Problemi reali vivono i lavoratori della municipale. Un'amministrazione che a cuore l'operato dei propri dipendenti affronta le problematiche in uno spirito costruttivo. Pesante l'accusa che è infine abbracciante rivolge al sindaco Napoli in persona. Con quella nota è successo qualcosa di molto grave che mina il rapporto di fiducia tra l'istituzione ed i propri collaboratori. Cresce in maniera allarmante la. Scusate. La disoccupazione nel Salernitano dal 2007 è aumentata di quasi 6 punti percentuali. La situazione è ancora più preoccupante se si guarda la disoccupazione giovanile di 10 punti oltre la media nazionale. Secondo eh, il vice coordinatore provinciale di Forza Italia Gaetano Matruda è questa... La dimostrazione del fallimento dell'azione di governo portata avanti a livello regionale dall'amministrazione guidata da Vincenzo De Luca. Vediamo. Sono numeri agghiaccianti, che non lasciano molto spazio all'immaginazione, che deprimono e preoccupano. Sono quelli relativi al tasso di disoccupazione nel Salernitano. Dal 2007, infatti, la disoccupazione è aumentata di quasi 6 punti percentuali. Le aree più colpite sono quelle del comune capoluogo e del Vallo di Diano Cilento. Il focus è ancora più preoccupante se si guarda alla disoccupazione giovanile di 10 punti, oltre la media nazionale numeri impietosi che spingono il vice coordinatore provinciale di Forza Italia Gaetano Amatruda a chiedere un'immediata convocazione degli Stati generali dell'economia salernitana, una grande occasione di incontro tra la politica e le parti sociali, ma anche le imprese, il mondo delle professioni, le istituzioni in quanto, ad avviso di Amatruda, è più che mai necessaria una straordinaria operazione verità indispensabile per tornare a costruire la crescita. La questione lavoro è centrale per i giovani e per le famiglie. Secondo Amatruda non funziona più, non può funzionare la ricetta dell'uomo solo al comando e sotto questo aspetto la gestione politica del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, sempre troppo accentatrice, ha già irrimediabilmente fallito. Il problema, dice il vice coordinatore provinciale di Forza Italia, è di difficile soluzione e non basta per risolverlo una sola parte politica o una sola istituzione. La stagione di De Luca dice coincide con l'impoverimento del tessuto economico salernitano, con la distruzione della zona industriale del comune capoluogo. De Luca, conclude, ha costruito consenso, non sviluppo. Secondo Amatruda allora serve rilanciare la sfida delle aree industriali, superare. La sindrome delle singole amministrazioni e governare il territorio secondo logiche funzionali. Serve poi una strategia per il porto commerciale ed organizzare l'offerta turistica con più determinazione e con una capacità maggiore di fare rete. Tutto questo non può farlo, però, come sottolinea Amatruda, un solo uomo, una sola parte politica, ma serve necessariamente l'appoggio e l'impegno di tutti. In parziale controtendenza con quanto dichiarato dal vice coordinatore provinciale di Forza Italia, registriamo invece il pensiero del presidente nazionale di Confindustria, il salernitano Vincenzo Boccia, secondo cui il sistema industriale comincia a reagire e gli effetti si vedono. Boccia ha anche commentato i dati sulla ripresa dell'occupazione, dati che riguardano ovviamente. L'economia nazionale è ancora alto, il divario tra le imprese che vanno bene e quelle che non vanno bene. Come così alto il divario tra cittadini e tra paesi d'Europa. E per questo, ha aggiunto Boccia, bisogna lavorare per una grande stagione di inclusione dei giovani per costruire una crescita e determinare un acceleratore interno alla fabbrica che serva a combattere Diseguaglianze e povertà. Boccia ha pure sollecitato una politica economica di medio termine in chiave italiana ed europea che possa rispondere ai neoprotezionismi di altri. È chiaro, ha concluso, che da qui a ritornare ai livelli del 2008, livelli pre-crisi, c'è ancora tanta strada da fare. Siamo ancora, ha concluso, in una fase di transizione e la situazione è ancora quasi emergenziale. Voltiamo pagina la cronaca, utilizzava un noto social network internazionale come vetrina del suo negozio casalingo. Un salernitano di 23 anni aveva creato un profilo web sul quale pubblicava le foto della merce di volta in volta in vendita, assicurandosi in questo modo un ampio giro di clienti che, atterrati dagli annunci puntualmente postati online, si recavano direttamente presso la sua abitazione a Salerno per effettuare gli acquisti. Proprio il continuo. Via vai di clienti ha insospettito gli agenti della Guardia di Finanza di Salerno che dopo alcune contestazioni fatte direttamente agli acquirenti individuati grazie ad un meticoloso appostamento hanno poi fatto irruzione nell'abitazione della 23enne sottoponendo a sequestro 800 capi di abbigliamento tra scarpe, borse maglie e felpe di noti marchi autenticamente falsi, particolarmente graditi soprattutto al pubblico dei giovanissimi, ma privi, ovvio, dei requisiti di sicurezza garantiti dalla produzione di merce originale, secondo le direttive europee ed internazionali. Oltre al sequestro dei prodotti contraffatti, il 23enne è stato deferito all'autorità giudiziaria, per i clienti invece combinata una salatissima sanzione. Uh, Sanzione amministrativa che può arrivare fino a 7.000 euro. Con la cronaca dramma. Questa mattina a San Mango Piemonte dove un uomo di 46 anni è precipitato nel vuoto dal secondo piano della sua abitazione. L'impatto è stato violento e per lui. Non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo, sul posto è giunta un'ambulanza rianimativa della Croce Bianca insieme ai carabinieri, non si esclude alcuna pista, neanche quella più probabile del suicidio. Conservatorio, Curia, Procura e Prefettura insieme per un progetto che mettendo insieme cultura e spettacolo Consentirà di raccogliere fondi a favore di un comune terremotato. Il progetto L'arte della giustizia è stato presentato questa mattina. Vediamo i servizi. Preziose donazioni che arrivano dalle istituzioni di Salerno saranno utilizzate per il riallineamento informatico degli uffici comunali che ci consentirà di tornare ad una pseudo-normalità prima possibile. Grazie di cuore per le generità. Per la generosità un caro saluto. Nella missiva letta dal prefetto di Salerno Salvatore Malfi, il ringraziamento per la solidarietà promossa dalle istituzioni salernitane con il progetto L'Arte della Giustizia da parte del sindaco del comune di Città Reale in provincia di Rieti, gravemente danneggiato dal terremoto del 24 agosto 2016 con scosse che sono continuate fino al gennaio del 2017. L'Arte della Giustizia è un progetto articolato che si svolgerà da marzo a giugno presso gli edifici della Diocesi e del Duomo di Salerno. Si tratta di una serie di sei concerti, sei mostre, sei incontri, tutti ad ingresso libero, finalizzati alla raccolta di offerte per finanziare la realizzazione del progetto di solidarietà sociale costituito dal riallestimento del sistema informatico del comune terremotato. L'evento è stato organizzato, oltre che dal Conservatorio di Musica Martucci che ne è il promotore, anche dall'arcidiocesi di Salerno, la Prefettura e la Procura della Repubblica. Una giustizia che scende in mezzo ai cittadini, vuole parlare, con i cittadini vuole comunicare. Una giustizia, come ho detto poc'anzi, che scende dal trono dove l'ha collocata Giotto e che vuole intrecciare con i cittadini un discorso che parte dalla solidarietà, che è direi la materia viva e anche più bella della nostra Costituzione e che vuole eh, dire e comunicare un messaggio molto semplice, che la, la giustizia non si amministra soltanto nei tribunali, ma deve essere praticata tutti i giorni per le strade, nelle case, dove talvolta alberga la violenza. Ancora una volta, la questione dell'abusivismo edilizio è stata al centro del dibattito in Consiglio Comunale a Cava de' Tirreni. Il eh, Parlamento Cittadino, dichiarando l'interesse pubblico, ha però salvato due immobili che saranno destinati a finalità di housing sociale, mentre ha preso atto della non sussistenza di interessi pubblici per un immobile incompleto che invece sarà destinato alla demolizione. Vediamo. Ancora una volta la sempre spinosa questione dell'abbuio edilizio è stata al centro del dibattito in Consiglio comunale. Questa volta però il parlamentino cittadino metelliano, anziché esprimersi sul non prevalente interesse pubblico di un immobile abusivo sito in Via Casacosta, su proposta del consigliere Del Vecchio, il Consiglio si è limitato a prendere atto dell'insussistenza del prevalente interesse pubblico decretandone dunque l'abbattimento. Nello specifico si tratta di una porzione di un fabbricato non abitato perché ancora Incompleto per scongiurarne la demolizione destinandone a finalità di housing sociale è stato dichiarato invece l'interesse pubblico per due immobili che si trovano rispettivamente a via Casacosta e a via Contrapone in località Pioppi. Sì, la novità di questo consiglio comunale è che eh, si è votato su un unico immobile, eh, però diviso catastalmente su una parte dell'immobile si è preso atto che non esistevano i presupposti per la dichiarazione dell'esistenza di un prevalente interesse pubblico, mentre si è poi votato sulla parte centrale dove vi è la possibilità e quindi vi è un interesse pubblico alla destinazione ad housing sociale. Questo a dimostrazione non solo della linearità, della trasparenza e della legalità del percorso intrapreso da questa amministrazione comunale, ma anche... A dispetto di chi eh, può pensare eh, che eh, le nostre decisioni siano asservite ad interessi particolari, quando invece sono eh, diretti ad interessi generali della collettività, il Consiglio Comunale ritiene anche quando ci sono delle, dei casi come questo di non valutare l'esistenza di un interesse pubblico e quindi di demolire la porzione dell'immobile. Novità che eh, ci sarà forse per la prima volta a cava: che non sarà più la Procura a demolire questa porzione dell'immobile, ma sarà. E il Consiglio Comunale a spese del responsabile dell'abuso. Questa è una novità importante che sgombera il campo da ogni possibile equivoco e, strument e strumentalizzazione. Il Cilento fa incetta di deleghe provinciali. Dopo la vicepresidenza, andata al giovane vice sindaco di Torchiata, Luca Ceretani, altri quattro consiglieri provinciali, espressioni del territorio a sud del comune capoluogo apprestano ad entrare nella scuola di governo di Palazzo Sant'Agostino, presieduta dal Presidente Canfra. Vediamo. Il Cilento fa incetta di deleghe. Dopo la vicepresidenza andata alla giovane vice sindaco di Torchiara, Luca Cerretani, altri quattro consiglieri provinciali, espressione del territorio a sud di Salerno, si apprestano ad entrare nella squadra di governo di Palazzo Sant'Agostino. A Carmelo Stanziola, sindaco di Centola e vicepresidente uscente, dovrebbe andare la delega all'urbanistica, governo del territorio, rapporto con università ed enti sovracomunali. Stanziola, ricordiamo, è anche capogruppo del Partito Democratico in seno al Consiglio Provinciale. Pasquale Sorrentino, vice sindaco di San Giovanni Appiro, eletto consigliere provinciale nella lista del Partito Socialista Italiano, avrà la delega alla protezione civile e polizia provinciale. Spostandoci nel Vallo di Diano, Paolo Imparato, sindaco di Padula, è confermato ai trasporti. Delega anche a Marcello Ametrano, assessore comunale di Vallo della Lucania, uno dei tre consiglieri provinciali eletti nelle fila dell'Udc. Ametrano si occuperà della rete scolastica del la provincia di Salerno. Il Cilento, dunque, con il vicepresidente e i consiglieri con delega sarà ben rappresentato nella nuova squadra di governo di Canfora. L'ufficializzazione delle deleghe dovrebbe avvenire nella giornata di martedì. Gli altri due consiglieri dell'UDC Massimo Cariello e Pasquale Mauri avranno rispettivamente la delega all'edilizia scolastica e politiche giovanili. A completare la squadra di Palazzo Sant'Agostino il sindaco di Bracigliano Antonio Rescigno con la delega alla viabilità. C'è poi il primo cittadino di Giffoni Vallepiano, Antonio Giuliano, delegato all'ambiente, e il sindaco di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli, ai lavori pubblici. Alla guida del comune di San Valentino Torio si occuperà del personale. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, dovrebbe essere questa la composizione della nuova squadra del presidente Canfora. Preziose eh, anticipazioni. Voltiamo pagina. In pochi giorni, 4.000 persone hanno deciso di seguire virtualmente la dieta social della giornalista. Salernitana, la collega Fiorella Loffredo. La nascita ed il successo del blog Fiorella Basta è una sorta di terapia di gruppo per dimagrire, inventato proprio dalla giornalista che sta avendo una forte eco nazionale. Questa mattina, l'ennesima dimostrazione. Vediamo. Approda su Canale 5 il progetto di dieta social varato dalla giornalista salernitana Fiorella Loffredo, ospite questa mattina del Salotto di Mattino 5. La pagina Facebook Fiorella Basta, piazza virtuale nella quale la neonata blogger ha deciso di condividere con ironia i suoi sacrifici per dimagrire, alla finestra televisiva condotta da Federica Panicucci, il passo è stato breve ed è stato preceduto da una forte eco nazionale ricevuta dall'idea della giornalista salernitana. Fiorella, con la sua simpatia, in pochi giorni ha conquistato il pubblico degli internauti, tra i quali si nascondono centinaia di persone che condividono con Fiorella il peso di una vita oversize, ma si sono lasciati conquistare dall'approccio gioioso, con il quale Fiorella Loffredo ha deciso di affrontare questo ennesimo tentativo ambizioso di rientrare in una taglia 46 e far fermare la bilancia sui 70 kg, grazie anche al tifo che arriva dalla rete. Che ricambia la simpatia e il coraggio con il quale Fiorella condivide anche il tragico momento di pesarsi sulla bilancia con attestazioni di stima e fiducia. Con un risultato sorprendente, la terapia diventa di gruppo come un moderno Weight Watchers 4.0, il metodo per dimagrire che faceva della condivisione e la terapia per trovare forza, solo che qui il gruppo è virtuale ed è pronto a gridare: Fiorella, basta, non a voce ma con post su Facebook. E allora, avanti così. Ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa con i comunicati commerciali, poi torneremo a sfogliare insieme il nostro quotidiano. Ci occupiamo ora di viabilità perché arriva la bella stagione e le strade del Cilento, solitamente. Popolatissimo già in primavera, versano ancora in condizioni non ottimali tra Cilentana, Mingardina e Via del Mare, sono ancora diverse le situazioni critiche che si registrano. Vediamo. La primavera è in arrivo ed i primi turisti sono pronti a raggiungere le località del Cilento. Strade permettendo, perché ormai è storia nota, sono numerose le arterie che consentono di raggiungere le varie località del Cilento che non sono in condizioni ottimali. La riapertura del viadotto chiusa lungo la Cilentana, tra Agropoli Sud e Prignano Cilento, ha sicuramente lenito una parte delle sofferenze per migliaia di cittadini, cilentani e non pendolari e turisti. Ma non basta perché gli interventi da fare sono ancora tanti, se in futuro non si vorranno affrontare casi traumatici come quello del viadotto. Sulla stessa cilentaria, infatti, sta facendo letteralmente imbestialire gli automobilisti il tratto che precede la di Calento, dove il manto stradale è letteralmente saltato. In quel tratto, di diverse centinaia di metri, bisogna procedere a passo d'uomo per evitare di distruggere l'auto. Un intervento è stato promesso proprio per l'inizio del mese di marzo. Scendendo verso sud sono tante altre le criticità che interessano la Cilentana e che dovranno essere interessati da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Lavori in corso anche sulla Mingardina per la messa in sicurezza del Costone Roccioso. Si tratta di un'altra arteria stradale importante per raggiungere le località di Marina di Camerota e Palinuro. È fondamentale, infatti, rendere la viabilità del territorio a sud della provincia efficiente per chi vive quei territori tutti i giorni e per i turisti che, con l'arrivo delle belle giornate, inizieranno a raggiungere il Cilento. Del resto, è inutile nasconderlo che la viabilità resta il nodo cruciale per lo sviluppo del territorio. Ora diamo uno sguardo alla nostra pagina degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farsi illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, questa sera è in programma il film Jackie. Tre gli spettacoli alle ore 17, 19.30 e 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Per informazioni 089 220489 89 www.cineteatrosandemetrio.it Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. È tempo di Notizie Meteo, la pubblicità e poi la pagina dello sport. In collaborazione con... Cerchi un prestito chiaro e conveniente? Prestitalia, gruppo UbiBanca, è la soluzione giusta per realizzare i tuoi progetti. Prestitalia è società leader nel campo della cessione del quinto e delega di pagamento. Grazie all'elevata specializzazione sui prodotti e alla professionalità di un team di esperti presenti su tutto il territorio nazionale, Prestitalia vanta un ruolo da protagonista nel mercato dei prestiti. Per te dipendente, il prestito ha un tasso sorprendente. Per te, pensionato, il prestito è convenzionato. Contatta le nostre filiali e scopri la soluzione su misura per te. Prestitalia è il prestito che ti dà una mano. Punti operativi di zona, Avellino, Benevento, Salerno e Teggiano. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni, in montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio sulle coste parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna schiarite con transito di velature sparse. Previsioni del tempo fornite da 3B Meteo. Siamo alla pagina dello sport, vigia del derby di Benevento, alquanto agitata in casa Salernitana. Ieri è scoppiato il caso Rosina, a cui la società ha posto rimedio solo in tarda serata, specificando che il calciatore era impermesso. In ottanta c'è stata anche la contestazione dei tifosi. Vediamo. Non è stata una notte serena quella che la Salernitana ha trascorso nel ritiro di Pestum. Niente sogni d'oro per Bollini e la squadra che hanno subito la contestazione di un gruppo di tifosi che hanno intonato cori di proteste ed affisso uno striscione eloquente, indegni a conferma del fatto che dopo l'esternazione del proprio malcontento e di una sorta di stanchezza e di insofferenza verso situazioni che si ripropongono con cadenza puntuale quanto sgradite in occasione della gara con la SPAL, i tifosi non sono più disposti a dare credito e a riconoscere alibi a nessuno. Nel Mirino la squadra, ma anche se non soprattutto chi l'ha allestita. Lotito e Fabiani sono sul banco degli imputati primi responsabili di una stagione in cui ancora una volta si naviga a vista senza obiettivi ben inquadrati logica conseguenza di una evidente assenza di programmazione e di progettualità a tutti i livelli. Ciliegina sulla torta nel bel benzo di una settimana infuocata c'è stato anche il caso Rosina il capitano non si è allenato con la squadra ieri pomeriggio e solo ieri sera dopo che la notizia si era ampiamente diffusa la società Granata ha cercato di sgonfiare il caso e di offrire una spiegazione ufficiale asserendo che il calciatore era impermesso per motivi personali fino alle ore 22. L'ex toro dunque era assente e giustificato, ma ci si chiede come mai se così era la serietà non lo ha comunicato preventivamente. Troppo inclini a vivere di segreti, chiusa in se stessa al punto da alimentare sospetti e misteri, la società Granata non riesce proprio ad uscire dalla caverna buia in cui si è condannata a vivere come se la luce, o ossia il confronto con il mondo esterno, Fosse qualcosa di fastidioso, pesante, non gradito, non comprendendo che proprio questo atteggiamento di chiusura, prima di tutto mentale, poi fisica, le complica non poco la vita. Rosina è solo l'ultimo esempio, ma la lista è lunga. In crisi di risultati e di nervi, contestata dai tifosi, la Sanitana deve tirarsi fuori da una situazione che potrebbe diventare molto difficile nel caso di nuovo rovescio. Il derby di Benevento è l'occasione per il riscatto, il bivio dinanzi al quale non si dovrà esitare. Classifica ed onore vanno di pari passo, mai come questa volta perché i tifosi, già delusi e stanchi, non vogliono subire altre mortificazioni. Masochista fino all'inverosimile, la Sardegna è riuscita a complicarsi la vita quando, dopo la vittoria di Vicenza, si pensava che il peggio fosse passato e che il seguito sarebbe stato quantomeno più tranquillo. Ed invece, con un punto in tre partite, la squadra di Bollini è ripiombata in zona play-out, da cui dovrà allontanarsi con le sue forze, facendo punti e non solo fidando sulle penalizzazioni in classifica cui diversi club sono destinati ad andare incontro. Il Caso Rosina attesta il caos che regna all'interno della Salernitana che dovrà ora trovare la forza per pensare solo alla gara di domenica. Sarebbe bastato poco per cambiare la storia, per non ripetere gli errori del passato ed invece si è fatto come se non peggio della precedente stagione. Ora il rischio più grande non è tanto quello di dover soffrire per conquistare la salvezza, quanto di sancire una frattura netta, insanabile e irreversibile con la tifoseria e con la gente di Salerno che, non dimenticando i meriti e i risultati ottenuti dall'autito e mezza Roma, rimprovera ai patron quella mancanza di chiarezza che sarebbe stata fondamentale per affrontare al meglio questa stagione unitamente ad una programmazione più oculata ed ispirata. Di questo si è detto e scritto ampiamente, non si scopre nulla di nuovo, ma il dato più avvilente è che nei fatti nulla di concreto sia stato posto in essere per offrire a Salerno un progetto che desse soddisfazione ed entusiasmo. C'è bisogno di voltare pagina, di cambiare passo, di dare un colpo di spugna, rompendo certi schemi e scavalcando certi steccati. C'è bisogno, in ultima analisi, di uscire dalla caverna. Ritiro finito intanto per i in Granata che sono allenati questa mattina alla Recche che domani ultimeranno la preparazione in vista del derby, programma domenica. Benevento Bollini dovrebbe tornare al 4-3-3 con diverse novità e informazioni. Vediamo. C'è ancora un allenamento a disposizione prima delle scelte definitive, tuttavia i segnali vanno nella direzione di un nuovo cambio di modulo e dunque di un ritorno al 4-3-3. A Benevento dunque la Sertana cambierà pelle indossando l'abito tattico che più convince Alberto Bollini, costretto per necessità ad operare diverse correzioni sul canovaccio principale nelle ultime partite in cui sono arrivate solo sconfitte. Ora però bisogna invertire la rotta tornando a fare punti proprio nel derby contro il Benevento, reduci a sua volta due sconfitte di fila in realtà dovranno reagire Campo per scansare il rischio di precipitare in classifica. Il recupero di Bernardini fa tirare un sospiro di sollievo a Bollini che vorrebbe ritroporre l'ex del Livorno in coppia con Schiavi, acciaccato ed apparso in difficoltà nella difesa a tre schierata a Trapani e contro la Spal. A 8 per squalifica vitale, Bittante sarà dirottato a sinistra mentre Perico giocherà a destra. In mediana c'era il prezioso rientro di Busellato che dovrà dare dinamismo ed intensità al reparto. Minala dovrebbe essere confermato e potrebbe fungere da perno centrale nel caso in cui Ronaldo fosse sopravanzato da Ogier le gerarchie di Bollini. In avanti si annunciano altre novità, code l'unico certo di una maglia, gli esterni del tridente dovrebbero essere in prota e zitto. provati in questi giorni in assenza di Rosina che oggi si è allenato con la squadra e che potrebbe avere una nuova chance. Bollini ha ancora tempo per pensarci. Ora ci spostiamo in casa del Benevento dove dopo due stop consecutivi i Sanniti vanno a caccia di riscatto proprio nel derby contro la solidarietà. Ascoltiamo in proposito il tecnico Baruni. Variazioni, ti dico subito, ci sono nella misura in cui mi, ver mi verranno a mancare alcuni giocatori, però altrimenti noi non usciamo. Devo dire che mh, mi è piaciuta la, la prestazione di Matera perché ha giocato, con, eh, ha giocato con quello che voglio, col furore, con la determinazione, ha corso avanti e indietro come un matto. Eh, chiaramente. Eh, è la vera partita è la vera partita e devo dire che è andato sopra le, le mie aspettative dal punto di vista della, proprio della gestione del primo tempo in una gara tra l'altro non facile perché comunque eh, quando hai difese chiuse così specialmente avresti bisogno di giocatori anche proprio qualitativamente ecco, del ciciretti diciamo per, 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 però lui ha, ha gestito molto bene la partita mi è piaciuto Detto questo, ripeto, ecco, la cosa importante è quello: cioè giocare con tutto quello che abbiamo, perché è, da lì noi non possiamo scendere. Siamo un po' arrabbiati, ecco. siamo un po' arrabbiati perché, perché quando fai quel tipo di partite, e esci fuori che lasci tutti i punti, e tu fai, fai fatica a trovare delle spiegazioni e poi invece le devi trovare perché è solo, è solo dando. Te, dandoti delle, spiega, delle spiegazioni e trovando delle soluzioni che vieni fuori da quelle prestazioni. Insomma, ecco. Devo dire, io ho sempre un timore, che è quello di non giocarle le partite. Quando si giocano, andando a tutta, poi il risultato è una componente. Quando una partita non la giochi, ecco, ritorno un po' alla prestazione di Trapani, no? dove tu sei lì e sei in balia del, dell'evento. Viaggi sul, sul 5,5-6, quello no. Io credo che questo non avverrà sabato e non, e non può avvenire, quindi questa è la cosa più importante. Ovviamente domenica e non sabato. Pugno duro nei confronti di 13 tifosi del Benevento che in occasione della partita di calcio, giocata da Bellino il 10 dicembre dello scorso anno, si sarebbero resi protagonisti di scontri e violenze con... Forze dell'Ordine è un gruppo di tifosi irpini, questore di Avellino, botte per 12 dei 13 tifosi, ha emesso il provvedimento di divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi nazionali, il DASPO, per la durata di tre anni, mentre per il tredicesimo Ultrasid DASPO è stato elevato a 5 anni con l'obbligo di firma presso la questura di Benevento in occasione degli incontri di calcio della formazione giallorossa. Lasciamo per il momento il calcio, occupiamoci di pallamano femminile, torna a giocare davanti ai propri tifosi La IOMI Salerno che domani pomeriggio alle 18.30 la palestra caporal Maggiore Palumbo ospiterà l'Ariosto Ferrara. Le due compagini vengono da prestazioni positive con le Miliane che hanno perso in casa contro... Le campionesse in carica dell'Indego con ma sono state capaci di giocare per lunghi tratti alla pari con Barani e compagni, mentre le Salernitane hanno battuto agevolmente in trasferta le Laziali del Flavioni. Sorprendente fin qui il cammino delle, uh, delle Salernitane, ancora imbattute, capoliste, solitarie del massimo campionato con un filotto fatto di 18 vittorie consecutive. Ci fermiamo ora, ci fermiamo per pochi istanti, linea regia, alcuni comunicati commerciali a tra poco per continuare a sfogliare insieme il nostro quotidiano. Ancora calcio, campionato di Lega Pro, la paganese sogna il poker. Dopo aver vinto le ultime tre gare disputate. La squadra di Cassadogna punta a battere anche il Cosenza, nel match in programma domenica pomeriggio al Torre di Pagani. Una vittoria. Sui Silani permetterebbe agli Azzurro Stellati di rientrare a pieno titolo nella lotta per i playoff, dando così decisamente più sapore alla finale di stagione. Ancora privo dello squalificato Reginaldo, Grassadonia confermerà contro i Silani la squadra che ha vinto nello scorso turno di campionato in maniera anche netta a Melfi. In Serie D invece Cavese e Nocerina nei rispettivi gironi devono soltanto vincere per alimentare le speranze di tornare a stretto contatto con la vetta. I metelliani devono reagire al capo interno con la Sicla Leonso, mentre i molossi vogliono dare continuità al successo ottenuto sul campo del Francavilla. Vediamo. L'entusiasmo è a dir poco scemato, tifosi della Nocerina e della Cavese che stanno vivendo un periodo non certo positivo rispetto alle aspettative che avevano finora avuto in questa stagione. La realtà dice che i Molossi sono distanti ben 7 punti dalla vetta, gli Aquilotti 5. Insomma, non facile la rimonta, visto che mancano solamente 9 turni alla fine del campionato. 27 i punti in palio. La matematica dice che può ancora succedere di tutto, ma dare credito alle parole di Simonelli da una parte e Campitielo dall'altra risulta difficile. Il tecnico della Nocerina, prima della partita di Francavilla, ha dichiarato che l'obiettivo resta il primo posto, nonostante le lunghezze di distacco dal Trastevere Capolista siano aumentate negli ultimi turni. Il professore di Saviano ha elogiato i suoi giocatori, sono i più forti, ha ribadito a chiare lettere, una sorta di chiamata alle armi per gli ultimi dieci match della stagione, di cui uno già vinto, e bene, proprio contro il Francavilla. Ripartire da quanto di buono visto domenica scorsa è quindi l'imperativo per i rossoneri che aspettano la visita della gelbison di mister Alfonso Pepe, uscita fuori dalla zona playoff proprio negli ultimi turni. Una squadra che, però, all'andata mise a ferro e fuoco la difesa della Nocerina, ma evidentemente quella era un'altra Nocerina. Il presidente della Cavese Domenico Campitelli invece dopo lo stop interno con il Leonzio primo in classifica di domenica ha voluto dire grazie con una nota ufficiale alla sua tifoseria affermando che il recupero di 5 punti è pienamente possibile e che comunque vada il progetto triennale proseguirà. Dunque già da Gragnano il patron si attende una reazione dalla squadra, una vittoria che possa far capire al Leonzio che non si mollerà nemmeno di un centimetro fino alla fine. Del resto il calendario sembra molto più propizio rispetto a quello dei siciliani per gli Aquilotti. La parola ora evidentemente è soltanto al campo. Alla calcio 5, Palatunimieri, domani alle 15 l'Alma Salerno riceverà la Mirafin Pomezia, candidata ai playoff promozione. La squadra salernitana è di nuovo in formazione rimaneggiata. Galinanes stringe i denti nonostante una dolenza al polpaccio, Mensi e Santoro invece rientrano dalla squalifica ma pesa l'assenza di Capitan Peruso espulso ad Ostia, mentre nella Mirafine sarà assente Perez squalificato. Questa è anche l'ultima notizia del nostro TGOG News, grazie per averci preferito. Appuntamento. Alle prossime. Arrivederci. Vedere questo programma? Visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.